Anciamo una tradizionale riportata di Cattina. Tradizionale di Lusevere. Non bisogna essi coions parla pal mondo. San Pieri e il Signor gli entrarono una sera sull'Ave Maria in chiesa di una pure vedue e domandarono di lo zà. La vedue, che io vedè duci doi, zovins e robust. Ah, ma sa passus, urdise, vualtri sa ciri la caretat, la è tavore, non sdoi nuie. Ben, hai rispinto il Signor, se oves donne c'è danus di lavorà, no altris volentir, ostin avore culi di vo. Con lo disè spar di bon, io us darai di cene di dormi, e domani avrei sa buinora, e mi batteresi il forment. Mangiarin e beverin, e dopo ben pazzus l'erin adormita al stran. Tal'indoman, sull'albe, si dismuove San Pieri e disse al Signor: «Ievin, che os avesco vindi la batti il forment?» «Stinculi, Pieri», rispinte il Signor. San Pieri all'era poniet vers la puarte e il Signor Don Gelmur. E stacco ti sto e la femmina stufa di spettaio viars la puarta e entra dentro. «Che fai zola poltronaz che non jevais? Lei dite io che voles mangiarle di band? Jevais, se no ven con tu un racli!» E torna fur. E San Pieri: «Su, su, jevin!» E il Signor: «No, stinculi! Lasse che il nasi c'è calul!» Non le vie troppo tim, che la vedue, invelegnata, torna dentro con un racli in mano e urdis: «In kimono si moves? Com'è, com'è?» «Io chi ha le fis ducidoi?» «Tu sei tu!» E disse chi ha l'ant San Pieri: «Tu sei tu che tua smuse di bricon più di che l'altri? E io un frag di legnadis!» «E po', se non lo capis in cimò, o tornerai di finius di regolati fiestis!» Gesù della femmina, il Signore disse a San Pieri: «Ven tu al mio puest, e io vignerai tal to, o ai voi di pialis anch'io!» Torna la femmina con racli: «E in kimono le scapile! Dai dadi squatri a ti, vuoi dan quattro ancia che l'altri Don Gelmur?» «E io, un'altra volta, par puar San Pieri, un'altra frag di legnadis!» San Pieri, in che volte scomensà a lamentarsi e disse al Signor: «O corrodevi, che femmine us de sanciavo, e invece li si è piadi sdutti sio!» E il Signor allora i rispuint: «Grande lizion, o Pieri, e ie chieste per te, che tu as di là predichià par dute latiare!» «C'è lizion, Signor!» «Che non bisogna essi coions parla pal mont'.